L'ipotesi di trasferire per il periodo estivo infermieri e medici dall'ospedale di Pagani a quello di Nocera non piace ai sindacati, in particolare al coordinatore degli infermieri del pronto soccorso dell'Umberto I, Gennaro D'Andretta. Per rimpinguare l'organico, il rappresentante della CGIL sostiene che bisogna immediatamente pubblicare gli avvisi e procedere alle assunzioni per evitare il blocco dell'emergenza-urgenza nel periodo estivo, quando alcune patologie saranno in aumento e mancheranno medici ed infermieri. L'ipotesi avanzata dai dirigenti dell'ASL di chiudere il pronto soccorso territoriale di Pagani e trasferire medici ed infermieri a Nocera, rilancia D'Andretta, testimonia la totale incapacità dei vertici della struttura a fronteggiare l'emergenza. Questa non è la soluzione, ha continuato, anzi si rischia di peggiorare il già difficile quadro, poiché anche i casi attualmente trattati a Pagani si riverserebbero sul pronto soccorso di Nocera a fronte del trasferimento di pochi operatori. Bisogna invece, ha dichiarato, stanare gli imboscati. Sono oltre 100 gli infermieri, ha continuato D'Andretta, attualmente impiegati in altre mansioni che potrebbero tornare tra le corsie, colmando parte dei vuoti in organico che attualmente mettono in ginocchio il presidio. Intanto il segretario provinciale della funzione pubblica della CISL, Pietro Antonacchio, sostiene che è arrivato il momento che l'agro nocerino riprenda quella dignità persa e lancia un appello al presidente della regione, Vincenzo De Luca. Saranno i cittadini a parlare con De Luca e dire ora basta, questo territorio, questi lavoratori che da 10 anni quasi non hanno contratto e questo territorio su cui non si investe da 10 anni nel settore sanitario ha bisogno di maggiore dignità, una dignità che tu come governatore sei costretto a dare perché sei nato in questo territorio, vieni da questo territorio e la gente nei tuoi confronti ha un grande rispetto. E la dignità passa tra tre fondamentali punti. Il primo punto è quello di sensibilizzare i cittadini su quello che sta succedendo nel loro diritto fondamentale alla salute, cioè un forte ridimensionamento delle strutture sanitarie che regolano servizi. Un altro punto cardine è che i lavoratori devono effettivamente, nel tentativo di dare dignità al proprio lavoro, smetterla con lavoro straordinario, perché il lavoro straordinario non è un obbligo, deve essere dato in determinati ed eccezionali momenti, e quindi c'è questa necessità, cioè quello di bloccare effettivamente alla propria debito settimanale la prestazione e non fare più lavoro straordinario. E il terzo punto che è fondamentale è quello di dire che forse questa è l'unica possibilità per cui si possono dare dei risposte ai propri figli, che altrimenti saranno costretti ad andare via. I nostri figli devono rimanere su questo territorio, per fare questa basta straordinario, ridistribuiamo la ricchezza, diamo nuove opportunità ai giovani, perché ce ne sono tanti che possono apportare una grossa professionalità in questo settore. Non meno di 2 anni, e questo è il tempo che il presidente della Regione Campania ha indicato per